Allora, Marzia sta preparandomi il tè ai frutti di bosco. Mi ha preparato la tortina e io già le ho fregato un pezzettino mentre lei non vedo. Avanti, avanti. Ma è buonissimo. Avanti, sì, sì. Molto, molto buonissimo. Ma io non sono l'amante dei dolci. No, infatti non te lo mangio. Te. Non so come. Mamma mia, come è buono. Sì. Non so. La Marzia ci fa il tè. Guarda, ecco arrivato il mio marito, che lo prendiamo anche lui nel video. Ma come sospettinato, io non vedo bene, io via, Madonna. Adesso la Marzia, guardate, ci fa il tè, ci prepara la Marzia. Fammi sentire un goccino, dai. Mamma mia, è buonissimo. Cosa, con che cosa hai fatto? Dopo la ricetta te la vai a vedere. Sentilo, senti che buono, Marzia. Panettone. Sentilo. Se c'è. Tradizionale. Noi usiamo le mani per mangiare. È il panettone tradizionale. È il panettone tradizionale ai canditi. Cosa ci hai messo? Le mele e poi ho fatto il crumble. Le mele a fette, ci ho messo il burro. Mamma mia, guarda che il burro, no, ci ho messo la farina. C'è il cucchiaino, che senso? Sì, sono qua. Ma quello si mangia a me o quello? Ah, quello si mangia con le mani? Sì, ma allora va bene, sì, ma prima. Ma te è mio. No, aspetta, poca però, metà, me ne vuoi da tanta, guarda. Allora, questo me lo mangio io, grazie. È da mangiare questo. Mamma mia, adesso la Marzia ci fa. Marzia, complimenti, saluta, perché qua è buonissimo. Ragazzi, fate... Il crumble come fa la Marzia? Cioè, è buono. Ah, lo so che è buono. Vediamo se adesso. Mamma mia, come è buono. Io uso le mani, ragazzi, io uso le mani per mangiare, Adesso prendo qua. È spettacoloso. Avevo il panettone quello. No, con i canditi, dico, lo volevo prenderne un altro. Ma scusa, questa crosticina qui con cosa l'hai fatto? Il crumble! Ci ho messo il burro, ci ho messo la farina, lo zucchero, tutto freddo così, l'ho messo sopra le mele, poi ho fatto la cremina sotto, ci ho messo due uova, 30 di zucchero, l'ho sbattuto e l'ho messo lì e poi sopra le mele. Non poi... avevo voglia di mangiare, Ragazzi, guardate come mangia mio marito! Ma no, via! No, va via, no, che andiamo tutti su Facebook! Guarda, mi sa che dovete farvelo, che è rimasto un po' di panettone, fate la ricetta come abbiamo fatto noi, adesso io mi finisco a mangiare, mi bevo il tè, vi faccio fare un saluto dalla nostra, tutti dovrebbero avere una Marzia così, Marzia saluta! Va bene, ciao a tutti! Siamo qui da tutti dovrebbero avere una Marzia che sta sbattendo le uova con lo zucchero perché ci sta preparando. Marzia, cosa ci prepari oggi? Una torta. Una torta col panettone. Ok, col panettone è rimasto, quindi se sono rimasti dei panettoni. Allora, cosa hai preparato? Adesso stai sbattendo le uova. Quante uova sono? Due uova, 30 grammi di zucchero. Ok. Poi ha preparato il panettone. Panettone a fette in una teglia. Ok. Adesso ci metto su questa crema sopra. E ci metto delle mele. Guardiamo poi... perché ha tagliato anche le mele. Ok, vediamo che la Marzia sta sbattendo. La lasciamo sbattere con la... Ecco, guardiamo. Con calma. Vediamo, vediamo, vediamo la ripresa. Adesso la lasciamo lavorare e noi guardiamo. Ecco, questa cremina la metto qua sopra, così, okay. Sopra il panettone. Ok. Che qua non si butta via niente, vero Marzia? È tutto riciclato. Se rimangono 2-3 fette di panettone, anche se il Natale è finito. Noi vediamo di... Ok. Poi sopra ci mettiamo le mele. Ok. No, guardate. Dopo ce lo mangiamo, eh? Sì, sì. Adesso ci mettiamo le mele sopra.
Guardiamo che le pere, le mele. Ecco, noi abbiamo le mele, chi ha può metterci anche le pere, giusto? Sì, sì. Noi abbiamo le mele, usiamo le mele. Siamo qui, ecco, abbiamo riempito tutto il panettone, abbiamo, io parlo in plurale, ma praticamente fa tutto la Marzia. Adesso facciamo il crumble. Ecco, cos'è il crumble, Marzia? Raccontaci. Ci va 100 grammi di farina, 50 di burro e 50 di zucchero, tutto a freddo. Ok. 40 e 50. Ecco, perché un cucchiaio più o meno da minestra sono 20 grammi. 20, 50 grammi, tanto a occhio. Ecco, dopo la Marzia lei fa tutto a occhio. Guardate com'è ordinata. Ecco. Sul burro, così si mischia tutto. Burro, farina, zucchero, poi si mette sopra. Tutto a freddo. Tutto freddo, però dopo va cotta. Si va al forno, cotta. Così, tu dove la metti? Nella stufa? No, no, la metto nel forno elettrico. Per noi facciamo vedere che qua abbiamo anche la... Gradi, a 180 gradi per 20 minuti, via circa. Ok, 180 gradi, 20 minuti. Perché noi abbiamo la stufa che fa caldo. C'è il forno elettrico dopo. Lei la storta la mette nel forno elettrico, ma noi qua ci stiamo scaldando con la stufa. Ci stufiamo. Ecco, adesso la Marzia ci prepara il crumbler, giusto Marzia? Crumble, ok. La lasciamo sopra. Ecco, quindi la Marzia ha fatto l'impasto e adesso lo mette sopra alla torta. Dopo quello si scioglie, vero? Sì, sì. Viene sciolto. Perché c'è il burro, c'è lo zucchero, la farina. Quindi. È un dolce. Ecco. Anche lo puoi far salato. Salato? Anche salato lo fai. E come fa? Metti uguale la farina, 60 di farina, il crumble, alle carote, poi dopo fai anche per 10-15 minuti. Poi lo giri due volte con un cucchiaio, poi dopo lo metti vicino al filetto e col coso sopra. Fai questo crumble salato e buono lo stesso. Lo puoi fare dolce e salato. Si può fare. Adesso lo metto al forno. Come hai detto, 180 gradi per 20 minuti. Ok, poi si mangia. E poi ce lo mangiamo. Ce lo mangiamo. E vai. Allora, adesso vado di su, lo metto nel forno. Ok, guardate. Quindi col panettone che vi è rimasto, noi ci facciamo un dolce per finire il Natale che è già finito un po' di tempo fa, ma noi ce lo ricordiamo con questo bel dolce. Allora, un brindisi. Io e la Marzia cin cin con il tè fatto in frutti di bosco e la torta crumble! Evviva!